Silvio, buongiorno. Buongiorno a te. Complimenti. Per cosa? Ti trovo sempre in bocca, non è ingrassata e manca dimagrito, mamma mia. Ma perché mi vedi a mezzo busto, mi vedi anzi solo la testa, no? Mi era sembrato dove... Quando uno ingrassa, ungia tutto. Ma io ho i filtri qui in questa stanza, ho i faretti che... Niente Silvio, mi era sembrato doveroso, visto anche che in questi giorni sto facendo diverse videochiamate con degli amici, chiamarti oltre che sentirti telefonicamente. Sì. Perché voglio capire, ti volevo guardare negli occhi, ti volevo vedere per capire come stai passando queste giornate, cosa stai facendo, se stai lavorando, che cosa stai facendo. Stefano, ti devo dire in due parole, oh my God, non mi scura. Tutto quello che mangio in continuazione, mi muovo, cerco di muovermi perché mi faccio delle camminate lungo il viale della mia abitazione. E poi posso dire, faccio le scale, sarei scendo, qualche movimento di braccia, come mi ha insegnato il mio amico Felice di Fatto, e poi mi metto in contatto con determinati ospiti che giornalmente cerco di inguidarli. Come fai tu? Ma senti una cosa, hai visto, hai sentito del nuovo decreto? Proroga fino al 13 aprile e poi è consentito a fare delle passeggiate o con qualche bambino o appunto con qualche anziano. Hai pensato di far venire, rientrare a casa tua suocera? No, per carità, no. La suocera aveva 95 anni, stai a portare qua, forse un'altra per portare Camore. Però i bambini sono tutti grandi, uno abita a Londra, l'altro abita a Milano, mio figlio Stefano ne ha 40 anni, uno mai portato. No, te lo stavo dicendo, ti stavo dando un input come faranno di sicuro tantissima gente. Che io non condivido minimamente. Perché non capiscono che in questo momento proprio di emergenza forse stiamo riuscendo un po' ad impennare il picco, cioè di nuovo riuscire, anche se parliamo ragazzi di 200 metri che forse è davanti alla porta o meno, arrivata all'angolo dell'abitazione e ritornare. Però è sempre mettere a rischio le fasce più deboli, bambini e anziani. Che ne pensi, anche tu? Detto stamattina in un link il nostro amico comune, Iose Mantineo, che un cerchio poi lo leggete tutti quanti nel profilo di Iose Mantineo, e ha fatto una considerazione giusta, come sempre lui. Va bene, non mi ricordo che ha scritto, però è bello, ci ho messo like. Va bene, volevo dirti un'altra cosa, ascoltami Silvio, tu che sei uno tecnologico, in questi giorni di quarantena che ti obbligano a stare a casa, malgrado la tua naturale, diciamo, spinta che ti porta sempre ad essere super attivo, volevo chiederti se stai dando, se stai controllando, se stai dando un occhio ai nostri canali. Sì, Stefania, innanzitutto ti devo dire che come YouTube stiamo crescendo giorno dopo giorno, anzi ti prego che tu hai una memoria abbastanza lucida di invitare a tutti i nostri telespettatori e telespettatori di iscriversi al canale quale? YouTube? Buffa TV 4.0, ti riferivi a questo Silvio? Sì, bravo. Andate su YouTube, digitate Buffa TV 4.0 e sotto la voce iscrivetevi. Fatelo perché così sarete aggiornate su tutti i nostri appuntamenti e vi facciamo vedere che anche da casa stiamo facendo di tutto per farvi compagnia. Ecco, l'ultimo e chiudiamo. Cosa c'è in pentola che bolle nei tuoi programmi in questi giorni? Allora, ho intervistato il grande Carlo Gilistro che è sempre con le sue perle di saggezza, ma soprattutto requisiti scientifici, ci dà delle grandissime nozioni. Ho intervistato per quanto riguarda la politica il grande onorevole Nicola Bonno, già sottosegretario di Stato, che ci parla di quello che è il ruolo dell'Europa in tutta questa storia. Ho intervistato altresì anche, aiutami tu. Che sarebbe stato l'atleta, quelli più che ci stanno in pentola. Allora, Perché... mi sono voltata verso il mondo dello spettacolo. Ecco, bravo. E cosa si può anticipare?
Allora, visto che ieri magari ricorreva un anniversario che poi ho scoperto soltanto in videochiamata da un anno preciso dell'uscita della Cassa del Grande Fratello, ho chiamato la nostra amica in comune, Ambra Lombardo. Brava, io spero. Poi? Mi ha fatto molto piacere sentirla. Poi ho pensato questa mattina, visto che in questi giorni bui il sorriso non dovrebbe mancare, e quindi come migliore medicina è appunto quello di momenti di spensieratezza, ho chiamato un altro amico, Carlo Canebba. Bravissima. Sai che ti manca ancora? Salvo La Rosa, che è un amico anche nostro, amico nostro fidatissimo. Adesso lo contattiamo e vediamo se lo posso fare mandare in onda. Certo, perché no? Sarà sicuramente anche disponibilissimo, figurati. Allora, chiudiamo ripetendo il canale YouTube dove la gente si deve collegare? Buffa TV 4.0, iscriviti e rimarrai sempre aggiornato su tutte le nostre informazioni, ma soprattutto appuntamenti televisivi, tra virgolette. Ma inoltre sulle pagine Facebook e social, seguite sempre i nostri canali Buffa TV, e vedete in continua evoluzione tutti i nostri aggiornamenti. Un abbraccio da noi due e tutti quelli che stanno dietro alle nostre spalle, che sono davvero tanti, che lavorano per noi, lo dobbiamo dire anche in questi momenti di quarantena. Grazie a tutto il nostro staff e l'equipe che ci segue nelle nostre diciamo servizi montari, montaggi, regie e così via. Ma grazie a voi che siete davvero tanti e ci date in questi giorni più degli altri questa forma di affetto e di solidarietà, standoci vicino, mettendoci like e condividendo le nostre puntate. Un abbraccio forte forte. Buffa, ti raccomando, mangia poco, fatti qualche altro giro. Rimaniamo in casa, ma muoviamoci. Come facciamo? Ciao, 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 ciao.